Carolis, prima di iniziare ad entrare nel vivo di questo webinar, come sempre leggerò il disclaimer e poi piccola presentazione del broker. I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da Tikmill, hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento, chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori a Tikmill non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tikmill, a meno che non sia stato specificato. Il trading di prodotti finanziari in leva comporta un alto grado di rischio e non adatto a tutti gli investitori. Le perdite possono eccedere l'investimento iniziale e assicurarsi di comprendere appieno i rischi e di curare attentamente la gestione del rischio. Questo webinar è presentato da me, Giuseppe Cericola, Country Manager Italia di Tikmill, e in compagnia con me questa sera Renato De Carolis. Renato, tu mi senti bene, vero? Sì, buonasera, buonasera da parte mia a te, grazie, Giuseppe per avermi invitato e ovviamente alle persone che sono già collegate e connesse. Perfetto. Allora, breve presentazione del broker che rappresento. Tikmill è un broker non dealing desk con commissione tra le più basse del settore, con spread a partire da zero. Abbiamo una forte regolamentazione, fatti regolati dalla FCA UK, con fondi custoditi e segregati fino a 50.000 sterline. Non ci sono limitazioni sui profitti, quindi sono benvenuti tutti i tipi di expert advisor e strategie. Non ci sono requote e grazie alla velocità di esecuzione ultra rapida, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo, abbiamo anche la possibilità, quindi a seconda poi delle condizioni di mercato, di avere slippage positivi. C'è un'ampia gamma di mercati, ovviamente il Forex, i CFD sugli indici, tra cui il FTSE MIB, materie prime, metalli preziosi e il Bitcoin. Inoltre, come ausilio al proprio trading, ci sono degli strumenti molto validi come AutoChartist, la VPS in sconto, il One Click Trading e la demo illimitata per provare tutte le strategie che ovviamente avete in mente senza limiti di durata. Basta fare un login ogni 15 giorni. Non ci sono poi costi sui prelievi e depositi. Abbiamo un interessante programma partner come Introducing Broker e assistenza sulla dichiarazione del capital gain fornita da un nostro partner, e vedete qui l'email dot.marcod@gmail.com. Poi questa è un po' la mappa dei nostri server. In questa schermata c'è il confronto di Tikmill con gli altri broker, un confronto che potete visionare voi stessi da un sito esterno, dal famosissimo MyFXBook, e quindi noterete il più delle volte che Renato ce l'ha fatto notare anche nei precedenti interventi, che la casella di Tikmill, le caselle di Tikmill corrispondenti poi ai vari spread sono quasi sempre verdi, quindi significa che Infatti hanno non le è migliori condizioni. elencato in base a chi ha i migliori spread, quindi quelli che vedete prima di Tikmill, ma è evidenziato in verde perché può ingannare, far sembrare che Tikmill è al quinto posto in questa classifica. Non è una classifica, diciamo, quindi ecco perché. Esatto. Quindi poi vi invito appunto a confrontare voi stessi gli spread di Tikmill con altri competitor. Inoltre, vi invito anche a provare il nostro conto di prova da 30 dollari, dove basta una semplice mail e potete già provare, quindi senza deposito, le condizioni di trading offerte da Tikmill. Per qualsiasi cosa potete contattarmi al mio indirizzo email giuseppe@tikmill.co.uk. Allora, io Renato, se sei d'accordo, direi di entrare nel vivo e questa Sì, sera andremo a parlare.
Sì, giusto, no, volevo ricordare alla gente collegata che può interagire con noi attraverso la finestra delle domande, quindi insomma, se intanto l'audio è tutto ok e se Sì, avete ho delle evitato di domande, insomma, dirlo, l'ho evitato di dirlo perché è partita subito la registrazione, quindi. siamo connessi, quindi interagite, aspettiamo le vostre domande. Prego, prego, cominciamo quindi con questo abbinamento tra Code Report e tra le altre cose c'è una diretta che stiamo facendo adesso insieme proprio con Giuseppe, io e Giuseppe tutti i lunedì alle ore 13 e poi insomma questo appuntamento per approfondire. Bene, bene, Non so bene, dobbiamo Renato se andare ti piace. Non so Renato se ti piace il nome, ma appunto avanti. approfittando del Code Report e delle Kinashi, mi sono inventato questo nome Kotashi per, Te lo proprio per andiamo a far vedere. interagire queste due strategie, almeno ci proviamo, perché infatti chi avrà seguito comunque magari le prime due dirette live su Facebook avrà notato che io presento sempre una tabella. Cosa fa questa tabella? Semplicemente mi riporta le posizioni nette dei grossi speculatori prese dal Cot Report. Chiedo in chat, sapete tutti cos'è il Cot Report? Vediamo se c'è qualcuno che io immagino di sì perché è famosissimo. Lo spiego comunque brevemente, che cosa fa il Cot Report? È un C'è qualcuno che non conosce il Code Report? Allora, Ma cerchiamo di magari non sa spiegarlo. che si chiama Code Report. Sì, spiega, spiega, è sempre meglio indubbiamente spiegarlo. È diciamo, un rapporto che viene fornito da un'agenzia americana sulle posizioni detenute dai grossi speculatori, in realtà sarebbe da diversi attori del mercato, che poi vengono suddivise per categorie. Appunto, abbiamo i grossi speculatori, i commercial e poi i retail. Adesso non spiego quali sono le logiche per cui un attore rientra in una categoria piuttosto che un'altra. Però quello che fondamentalmente noi seguiamo sono i grossi speculatori perché statisticamente, quindi sempre non voglio dire che modificano oppure vanno ad alterare il mercato, ma statisticamente si trovano sempre dalla parte corretta del mercato e poi lo vedremo appunto con i grafici proprio del Cot Report e quindi questi valori che vedete in tabella sono le posizioni nette detenute dai grossi speculatori, quindi posizioni nette tra long e short. Dove vedete dei valori positivi significa che c'è una predominanza dei long, dove vedete dei valori negativi, c'è una predominanza degli short, quindi tra gli stessi attori del mercato, quindi tra gli stessi large speculator. Quindi io che cosa ho pensato con questo tipo di strategia del Cot Report? Di cercare di creare delle situazioni piramidali, quindi di costruire delle posizioni in base alle entrate che si hanno sul Cot Report. Questa sera io invece con Renato voglio provare a fare un'altra cosa. Cercare dei setup, quindi Renato, io poi magari ti passo anche il monitor perché dobbiamo cercare di dare tutte le informazioni possibili in modo tale che poi da casa voi possiate comunque analizzare e verificare voi stessi con dati oggettivi alla mano che quello che andremo a spiegare questa sera abbia effettivamente delle valenze, quindi appunto delle statistiche. Però direi, io parto comunque da questa tabella per avere comunque un punto d'inizio. Allora, da questa tabella vedete che c'è una tendenza che io ho inserito. Ho inserito la tendenza su euro rialzista, su sterlina rialzista, ribassista su australiano, su franco, flat su yen canadese e neozelanda. Questa tendenza io penso che sia abbastanza intuibile, ricavata dalle posizioni che man mano crescono. Quindi, ad esempio, su euro-dollaro, questo 147,5 significa che ci sono 147.000 contratti long e quindi la tendenza è rialzista. Adesso andiamoci a spostare su euro-dollaro. Quindi, su euro, noi dobbiamo cercare dei setup rialzisti. Ok. Quindi, questo è adesso il procedimento.
Renato, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di bello. Allora, euro-dollaro. Vedete, la situazione è sicuramente molto indecisa, quindi perché abbiamo comunque questa fase laterale e abbiamo questo setup, questa tendenza rialzista. La domanda che adesso dobbiamo farci è: ma questa tendenza rialzista da quanto è in atto? A grafico fatto è facile dirlo, proprio perché ovviamente si è sviluppato il trend, adesso lo vediamo tutti dopo diversi mesi che questo trend si è sviluppato e sicuramente entrare adesso, non so Renato se sei d'accordo, però entrare adesso sicuramente non è la miglior fermata che si possa fare per andare, diciamo, No, io anche poi li chiamo. perché guarda lì, è in letargo, euro-dollaro è in letargo, cioè fermo oramai da diverso tempo, tra 1,25 e 1,22, un range di 3 circa, 300 pips, tre figure, infatti sta andando su e giù. C'è Esatto, stata quindi. un'accelerazione con la vittoria di Macron, con Macron al ballottaggio, insomma, fu da lì che è Bravissimo, partito un Maurizio. trend al rialzo praticamente sull'euro-dollaro, che non conosce sosta praticamente da lì. Esatto, e qual è il valore aggiunto che dobbiamo dare appunto a questa analisi? Perché Renato ha detto che giustamente che questa tendenza è partita dopo le elezioni francesi. Ma c'è un modo per, diciamo, non anticipare questa tendenza, ma cercare di non farsi trovare impreparati e di cogliere l'occasione giusta appunto quando si presenta. Dal Quote Report è possibile comunque intercettare in modo sicuramente non infallibile, perché non ci sono strategie infallibili, questo va sempre precisato. Però sicuramente con il Quote Report abbiamo delle informazioni che, quindi se riusciamo a leggerle in modo corretto, delle informazioni che ci possono dare, secondo me, un valore aggiunto sul mercato. Per farlo, quindi, dalla tabella mi sposto su dei siti che sono fruibili da tutti, quindi sono gratuiti, magari ve li segnalo poi adesso in chat, dove possiamo comunque ricavare le informazioni aggregate del Quote Report e dove c'è un confronto tra appunto il prezzo e il Quote. Io mi trovo molto bene con questo sito che ve lo giro. Non so quanti di voi lo utilizzano. Io alle domande magari le facciamo, poi le rispondo per non perdere il filo verso la fine. Ok, non so, vi ho girato il link in chat. Quindi andiamo a vedere euro-dollaro, com'era la situazione di questo euro. Questo è il Canadian, Australia. Ok, perché mi piace questo sito? Perché è l'unico, non so se poi voi conoscete altri siti, che mi va a parametrizzare come se fosse un oscillatore le posizioni del COT, e quindi mi dà delle percentuali e quindi in questa zona adesso mi dà dell'ipercomprato sull'euro-dollaro. Ma perché me lo dà l'ipercomprato? Questo non è ricavato da un oscillatore RSI o stocastico, no. Dà dei limiti sui contratti, perché statisticamente, ad esempio, su euro dal Quote Report si è verificato che statisticamente sui oltre i 200.000 contratti non si ha una tendenza poi contraria. Quindi quando i grossi speculatori arrivano su 200.000 contratti in net position, di solito si ha come dire, scusate un attimo, stavano chiamando da. Capita, È il bello della diretta. capita, capita, capita. Sì, devi mettere busy, occupato, se no continui Sì, ad andare male. scusate, miei colleghi. Quindi su euro-dollaro noi dobbiamo lavorare gli incroci che si hanno tra le posizioni dei grossi speculatori, quindi i blu, quindi questi colori celesti, anzi azzurro, cos'è? Speculatori, e il verde che sono i dealer. I dealer sono praticamente degli istituti che forniscono degli swap
delle politiche di swap e interessi alle varie controparti. Quindi, insieme poi anche ai commercial, sono quegli attori che non fanno speculazione sui mercati, ma vanno a praticamente a hedgearsi, quindi a coprirsi da vari rischi sul mercato, quindi non hanno finalità speculative. Quindi per questo poi tra l'altro non ci focalizziamo sugli grossi speculatori. Quindi su euro-dollaro questa tendenza la vediamo dal 13 gennaio 2017, cioè significa che per darci poi un valore, per non andare a lavorare proprio il 50 e 50, possiamo decidere di darci una discrezionalità sulla percentuale tra i grossi speculatori e i dealer. Ad esempio, prendiamo questo caso qui dal 20 gennaio, dove abbiamo il 58% dei grossi speculatori che hanno iniziato a comprare euro-dollaro. Adesso, su euro-dollaro, ci trasferiamo quindi dal 20 gennaio del 2017. C'è questo setup, diciamo, dei grossi speculatori. Perfetto, sì. Con le chi nasci dal 20 gennaio, Renato, io questa è poi la domanda adesso che giro a te. C'era la possibilità di poter entrare in modo, ovviamente non sicuro, ma sicuramente con un setup migliore di entrata, in modo tale da poi cavalcare questa tendenza? 20 Dai, 2017. 20 gennaio, io sto andando scorrendo indietro a vedere il grafico, se 20 gennaio 2017 c'era, sì, c'erano delle impostazioni al rialzo, però non so se, vabbè, puoi anche far vedere il tuo grafico a chi nasce, comunque possiamo, senza che in questo momento almeno facciamo oppure se volete mostro quello che è il 20 gennaio, perché si veniva praticamente dai minimi toccati successivi. Prendo io il controllo del monitor. Sì, se vuoi sì. Se Ok, allora mi vado a. è complicato lo faccio io No, dal no, grafico. no, 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 assolutamente. Mi dite quando riuscite a vedere il mio monitor, la Sì, piattaforma. vedo. Allora, dov'è, eccolo qua. Vedete, questo è da quando praticamente novembre l'elezione di Trump, quindi super dollaro Trump, e c'è stato il crollo dell'euro dollaro perché si apprezzava la moneta. Poi da gennaio 2017 abbiamo avuto a sorpresa, oramai si parlava di parità all'epoca tra euro dollaro nel 2017, invece poi vedete tutto il rialzo. In quel periodo, qui c'è della situazione, qui è eventualmente da proprio 17. Siamo 16 febbraio, a gennaio gennaio era già rialzista, se proprio vogliamo identificare, cioè un segnale al rialzo l'aveva dato da qui, sul grafico daily dell'euro-dollaro, quindi precedentemente fine anno 2016. Se vogliamo incastrare con il dato a tua disposizione, era già un trend rialzista, al massimo rientrare in questa situazione qui. Quindi successivamente, e parlo di fine febbraio, inizio marzo, volendo proprio incastrare come due situazioni, perché se no il segnale a chi nasce l'ha dato prima, praticamente, da qui in basso. Quindi L'ha sono dato proprio due. prima, però ovviamente lì tu devi sapere di andare long, cioè nel senso che su quel trend ribassista, mettersi long ovviamente fai un'operazione contraria al trend che c'è in atto. Assolutamente, assolutamente, Sai, quindi lì certo. ti può andare bene o ti può andare comunque male, perché comunque Sì, in hai una linea di situazione. massima la strategia consiste nel momento in cui appare una candela verde, quella candela verde deve essere accompagnata anche dalla presenza di un supporto, ma lì supporti a voglia che ce n'erano, era pieno di supporti, e quindi da identificare sulla chiusura più bassa 104, vediamo qual era la 10386, mettiamo 10386 come livello 10, giusto così orientativamente, ho sbagliato, 386, ma è sicuro che era un livello sicuro. Allora, che data è quella? Così la vedo un attimo sul cot.
Allora, già eravamo prima, io ricordo benissimo, e chi se lo scorda lì quel periodo? C'era già un supporto qui, quello famoso 105104, il famoso livello del trading range all'interno del quale si trovava prima, precedentemente, vedete tra qui, tra 1,15 con estensione fino a 1,16, il famoso lunedì crollo dei mercati già, cinesi, e il livello era più basso, era 1,05, anche volendo, anche si è steso qualche pip pure sotto, poi è sceso un po' più giù e se proprio vuoi il livello del andiamo all'ultimo tick la candela verde si è formata esattamente il 22 dicembre, quindi dal giorno dopo, dal 23 dicembre. Quindi il 22 dicembre è la Ok. candela. Ovviamente bisogna attendere la conferma del giorno perché essendo un grafico daily, quindi in teoria si entrava il giorno dopo, ovvero quindi il 23 di sotto Natale, praticamente 23 dicembre. Ora vuoi Quindi ti tu lì, ripasso il monitor? sì, se riesci, sì. Quindi tu hai Adesso? individuato Sì. quel supporto. Sì, perché era una zona di supporto 23 dicembre, Ok. quindi c'è stato questo movimento. Poi c'è stata quest'altra rossa che mi dava come segnale anche qui e qui, insomma, questi sono dei segnali ribassisti. E qui potremmo incrociare le informazioni in tuo possesso col contract report e un ingresso, quindi praticamente successivo è tra fine metà febbraio, qui, su Ok, no, questa quello candela che verde. voglio, dire è questo, no? Allora, tu nel primo caso, quella individuazione del supporto, tu l'hai fatto perché ovviamente per le esperienze che hai sulle Kinashi, ovviamente per tutte poi una serie di valutazioni, di analisi che hai fatto appunto basate sulla tua esperienza e quindi hai fatto un qualcosa di discrezionale. Il Certo, sì. discorso di adesso che io voglio far passare è un po' diverso, nel Ti senso ripasso il che controllo del monitor adesso, quindi. sì, Adesso arriverà notifica. ok. Il discorso che Perfetto. voglio fare io è questo: io non so nulla, cioè nel senso io non so il mercato dove andrà, non so fare analisi di trading, non sono, sono un, diciamo, un tecnico, voglio solo tradare dei pattern precisi per avere poi delle statistiche, quindi di discrezionale non voglio fare assolutamente nulla. Il Ok. discorso è questo. Quindi, al di là che appunto poi vediamo le posizioni si stavano incrociando proprio in quel periodo su quel supporto, il che è quindi sempre queste cose sono sempre affascinanti proprio perché su poi le tendenze ovviamente partono magari su false rotture, quindi poi si riparte si va dall'altra parte. E vediamo che qui proprio si è creata quella tendenza su quel periodo che stavi dicendo tu, però per darsi poi, ovviamente perché ci sono stati altri incroci, allora qualcuno potrebbe dire, ok, ma in questi altri incroci, se io seguo la tua logica, magari qui mi prendevo degli stop. E per Certo. questo quindi darci una discrepanza tra le due posizioni, quindi magari aspettare di arrivare a 55, adesso il 55%, dov'è? Più o meno in questa zona qui, dal 13 gennaio fino al 27 gennaio, senza farsi troppe, senza fare troppe analisi, si poteva Sì. comunque trovare un setup in questo periodo qui. Che vediamo se in quest'area qui praticamente non so se si vede, Sì. quindi qui c'è il tuo supporto Sì. e tu magari Renato con l'esperienza è entrato già qui, no? Quindi Sì. beato te sei entrato già qui, poi ovviamente si sviluppa questa tendenza. Questa tendenza per molti, anche per me, sono sincero, io questa tendenza, adesso a grafico fatto è facile dire ok, è partito, ma sinceramente questa tendenza qui, io non so adesso se andrà di nuovo a ritestare quei supporti oppure ripartirà, farà un'inversione a buchi, può saperlo nessuno. Esatto, Quindi, certo. mi serve un segnale chiaro e dire ok, i grossi speculatori sull'euro sono sostanzialmente long, quindi che cosa devo fare per assecondare comunque gli speculatori? Posso entrare sì a occhi chiusi perché gli speculatori sono già long e quindi mi posso diciamo, aggregare diciamo, alle valutazioni che sono poi dei grossi speculatori.
Però per chi, so che tu comunque hai tanti trader che seguono le indicazioni delle Kinashi, possiamo anche andare a cercare magari dei setup proprio con l'aiuto, con l'ausilio delle Kinashi. Quindi non so, Renato, io non sono un esperto di Sì, Kinashi, ma no, no, magari. quindi no, in base quindi a quella che è l'impostazione, la lettura del Cot Report, quindi lì era da entrare come data? Allora, io la voglio prendere proprio larga, quindi nel peggiore dei casi dal 27 gennaio in poi. Quindi diciamo il 27 gennaio da qui. Poteva entrare qui sopra. E lì le Kinashi mettevano un po' in guardia come trend per poi ripartire, come detto prima, da lì, da quelle successive a febbraio. Da febbraio in poi sono decisamente il momento migliore, che poi ovviamente va tutto contestualizzato. Lì, primo ingresso a dicembre, era da temerare entrare long su quel primo ingresso di dicembre, fine dicembre sotto Natale, dopo che veniva tutto giù e si stava rafforzando il dollaro. Esatto, qui parlavano, cioè qui parlavano di Sì, situazioni, io mi ricordo certo. benissimo, di parità, di Si altro, parlava di quindi c'era parità, indubbiamente, no, no. tutta una speculazione comunque in atto che magari sì, si poteva entrare su questi supporti, però ovviamente poi con il senno di poi è tutto più facile. Invece con un'analisi oggettiva, perché abbiamo comunque i grossi speculatori che sono già entrati, sicuramente entriamo con molta più tranquillità rispetto a andare a cercare i minimi perfetti. È quello che voglio. Non so se siete d'accordo in chat. Sì, cioè, purtroppo non si vede il nome che scrive. Secondo me è più logico fare questo ragionamento con le candele Kinashi weekly. Effettivamente il Cot Report è Sì, si weekly. può fa si può fare, si può fare con sicuramente con anche con il weekly. Infatti, io adesso sono partito dal daily per vedere poi se c'era. Perché comunque tenete conto esce il venerdì il COT, quindi poi possiamo già operare dalla candela di lunedì. Adesso se mi metto quella settimanale noi non sappiamo qual è l'ingresso, diciamo, migliore. Possiamo comunque Sì. vedere che da questa situazione qui era comunque l'ingresso migliore con il grafico weekly. E questo Sì, scenario magari si qui. possono avere, sì, magari avere delle conferme migliori, assolutamente, vedo Esatto, giusto, e perché qual è sì, sono l'altra due cosa? tipologie differenti, sì. E qui arriva la conferma, da dove? Allora, sull'euro, perché tenete conto che il Cot Report va a vedere le posizioni sull'euro, quindi sul future dell'euro. Dobbiamo dare anche un'occhiata al dollar index, perché noi dobbiamo, ovviamente, se compriamo euro, vendiamo il dollaro. Il dollaro dal 27 gennaio, diciamo quindi da gennaio, come era messo rispetto appunto sul dollar index? C'erano delle possibilità di vendita, visto che comunque dobbiamo comprare l'euro, e vediamo se c'erano oppure no. Guardate qui, ragazzi, non so se si vede, ma Vedete benissimo. sul dollaro eravamo in ipercomprato. E questo è quello che voglio, non so se riesco comunque a trasmettere l'idea. Cioè, io voglio la conferma, sì, tecnica, faccio le mie analisi sulle Kinashi, però con il Cot Report posso avere comunque anche delle situazioni di vantaggio, perché sull'euro i grossi speculatori si erano messi a rialzo, sul dollaro siamo in una situazione di ipercomprato. Dove deve arrivare il dollaro? Secondo me, Renato, non so se sei d'accordo, ma rottura di un supporto che era clamoroso, poi l'arrivo degli speculatori su euro, ipercomprato sul dollaro, sono tre elementi a favore dell'analisi dove posso comprare comunque euro-dollaro. Nessuno mi vieta di farlo, cioè se lo faccio, se anche dovessi O prendere degli comincio a stop. costruire la posizione, ovviamente, Esatto, sull'euro-dollaro. E qualcosa qui dice. potremmo vedere tante tipologie, cioè anche Esatto, è tanti quello che incroci, perché poi. non esiste solo l'euro-dollaro, assolutamente. Esatto, e si costruiscono poi le posizioni, come ad esempio sto facendo con poi quello che vediamo sempre con le dirette Facebook, delle costruzioni piramidali. Ad esempio sulla sterlina, tenete conto che io questo diciamo, progetto lo sto portando avanti da un paio di mesi, quindi
dalla sterlina sono entrato qui in questa situazione, ma la sterlina, ad esempio, ha dato dei segnali di acquisto molto tempo fa. Se noi andiamo a vedere sulla sterlina, questa cosa poi si ripete su tutte le valute, quindi poi potete fare anche gli incroci. Magari se la sterlina è forte e il franco viene venduto, potete ovviamente spostarvi su, nessuno vi dice di comprare GBP USD, potete anche spostarvi sulle altre valute, quindi GBP CHF, visto che comunque è su Certo. grafici settimanali, e quindi l'incidenza dello spread, che poi tra l'altro con Tikmil sono tutti bassi, comunque non è così incisiva come possono essere tecniche di scalping. Ad esempio, poi sulla sterlina, sempre prendendo i valori di 55, è dal 5 gennaio 2018 che c'erano delle opportunità buone di acquisto di sterlina. Sterlina dollaro, andiamo a vedere il dollaro, come era messo a il 5 gennaio del 2018. È ancora forte. Quindi lo devono, se compro sterlina, quindi se vado su, devo andare long su GBPUSD, la sterlina ho visto che già i grossi speculatori sono long, il dollaro lo devo vendere, cioè quindi devono essere i Gennaio, però ha grossi speculatori. detto. Sì, gennaio, quindi devono essere short gli speculatori sul dollaro. Sono short? No, No, 2017 mi sa che stiamo vedendo, quindi devi no, andare. 2018. No, no, 18, ah, 2018. allora scusami, avevo Aspetta, capito perché sono un 2017. po'. Allora, Eccolo, l'orario è eccoci. anche quello. Allora, no, 2000, allora scusami, io pensavo stessimo facendo lo 5. stesso caso dell'euro-dollaro che abbiamo visto inizio 2017, ecco perché. Ok, quindi 5 gennaio del 2018 sul dollaro, quindi devo avere comunque anche gli speculatori short sul dollaro, perché altrimenti potrei comunque avere delle anomalie, diciamo che comunque potrebbe anche il dollaro rafforzarsi, quindi fare un periodo di lateralità molto, molto prolungata. E in effetti erano anche short vedete, sul dollaro. Quindi poi spostandoci sempre sullo stesso ragionamento, in effetti comunque è partita la tendenza da gennaio. Con la rottura di quella resistenza lì, quella Questa resistenza resistenza lì è qui, quindi partita. con le Kinashi, rottura qui. Qui Renato, c'è comunque un buon setup secondo te di entrata Sulla rottura della resistenza, assolutamente. sulla Dopo rottura? quella rossa lì, con la rottura della resistenza, uno entrava al rialzo a quel punto e speculava almeno fino a quell'altra rossa più in alto, che era la precedente resistenza più alta che è stata violata recentemente, però adesso si è appena formata un'altra rossa ai Kinashi. Vediamo adesso il caso che si è formata la rossa ai Kinashi su sterlina dollaro. Vediamo proprio l'attualità. Si è proprio recentemente formata ieri quella candela rossa e da oggi Esatto, che adesso sta lo andando a short prendermi sta andando anche. sotto 1,41, sotto 1,41 sterlina dollaro, 1,40 e 78 come vedete dal book lì in alto a sinistra nel grafico. Ora col Ricordo report com'è allora aggiornato a sulla venerdì scorso ovviamente. è aggiornato venerdì, dava comunque ovviamente dei segnali ancora rialzisti sulla sterlina dollaro, E che poi sono che stati però dati sull'inflazione di esatto, ieri, delle sono. vendite al dettaglio che hanno cambiato completamente il quadro. Quindi Però se... il discorso è questo, è sempre il discorso di il momento giusto per entrare, cioè il momento giusto che poi non bisogna farsi scappare è quando ci sono questi incroci. Quando c'è l'incrocio bisogna stare pronti, fare le analisi, perché se andiamo, vedete che comunque adesso siamo al 79%, quindi sono valori comunque alti. Una cosa è entrare qui e un'altra cosa è entrare qui. Sì, Quindi, no, ad ma infatti esempio, tu hai un'operazione in trading stop, se non ricordo male, sì, attualmente, sì. infatti adesso queste qui sono proprio quelle del Cot Report che stanno tornando adesso indietro, però ovviamente questo è un progetto, quindi voglio vedere che statistiche mi dà,
Quindi non è che dico, ok, mi sta tornando tutto indietro, mi dispero. No, No, sono ma è a cambiato qua break even. fino a ieri era tutto, sembrava che sterlina dollaro potesse tornare, c'è cioè chi diceva i livelli pre-Brexit del referendum, perché andava spedito, aveva fatto nuovi massimi, quindi assolutamente. Sono stati i dati, gli ultimi dati di ieri e oggi che hanno cambiato il quadro in ottica ovviamente politica al rialzo dei tassi della Banca Centrale Inglese che a maggio, 10 maggio dovrebbe alzare i tassi. Esatto. Ad esempio, un'altra valutazione su Euro-Franco, ad esempio, molto Oh, eccolo là, che dove euro CHF, 1,20. 1,20, 1,19,97. Wow. Ok. Questa tendenza si poteva lavorare con il COT e magari anche con l'ausilio delle Kinashi, costruendo magari delle situazioni. Io comunque, scusate. Siamo ritornati, siamo 1,1998, attenzione, da 15 gennaio 2015, quando la Banca Centrale Svizzera decise di togliere il cambio minimo 1,20 euro CHF e oggi 19 aprile 2017 ritorna a 1,20 senza questa volta intervento da parte della Banca Centrale Svizzera, che l'altra volta fu il 6 settembre 2011 quando impose il cambio minimo 1,20, tolto il 15 gennaio 2015. Perfetto, quindi sul franco, questa tendenza quando si è creata con gli speculatori, so perché se ne sta andando la voce. Siamo a fine giornata. Resisti, resisti, dai Giuseppe, dai. Allora, andiamo a vedere un po' la CHF. situazione del franco. Vabbè. Australian L'avevamo dollar, già British pound, visto. Canadian euro, Japanese. Mexican è Eccolo qui, l'ultimo. Swiss. L'hai superato, hai superato. Sì. Ok, questa situazione qui, allora, qui si è, ah, questo è interessante vederla perché abbiamo questo incrocio qui. Però se ci diamo comunque una diciamo una regola del 55%, allora adesso voglio vedere che stop se se avessi preso uno stop in quest'area qui da 55 e poi la tendenza ribassista. Quindi allora 55 23 febbraio comprano il franco. Quindi dovrei ovviamente se il franco non si trova al numeratore, a meno che non si tradi contro lo yen, però mettiamo che voglio andarlo a tradare contro l'euro, quindi il franco mi arriva un segnale di rialzo, quindi devo comprare il franco. Sull'euro, com'era la situazione a febbraio? Cioè, Euro dovevo andare CHF e short. Kinashi Daily era short. C'è un bel segnale Esatto. short. Short. Mentre sull'euro abbiamo una situazione di diciamo di ipercomprato, quindi in teoria potrei comunque vendere euro franco perché sul franco me l'hanno comprato dal COT, C'erano dei sull'euro COT. è in una situazione di grosso comunque di grossa ipercomprato, vediamo se appunto a febbraio c'erano dei setup. Allora, vediamo un po' Sì. da febbraio. Aspetta che la vedo Cos'era qui. questa zona qui? 18 gennaio, è l'ultima candela, no, c'era stata poco prima, metà gennaio, 17 gennaio c'era quello short 17, praticamente. Qui. Questa E Kinashi ha anticipato anche questa volta. volta Che ha anticipato anche questa volta il possibile è lo ribasso. stesso scenario, sì, Ma poi, Giuseppe, scusami, che poi quello scenario lì ribassista individuato dalle candele Kinashi, gli investitori stanno appunto
comprando franco-svizzeri lo rivediamo sul Cote Report, cioè alla fine quello che ci dice il grafico Ekinashi, la costruzione in questo caso di posizioni rialziste contro CHF, e poi lo vediamo nel Cote Report praticamente, ecco come lo Esatto, descrive. poi arriva sul Cote Report, arriva la conferma. Però mettiamo il caso che fossi entrato in ritardo, quindi perché tu qui ovviamente sei entrato grazie alla tua analisi, quindi esperienza, quindi sei entrato, io non l'ho preso questo segnale, quindi mi ritrovo magari in quest'area qui, brutta, perché sono proprio in una fase di accumulo. Quindi in questa zona qui, Renato, se fossi entrato, che ne so, qui. Il peggiore dei casi, lo stop magari mi prendo uno stop di 196 pip, però poi lo scenario cambia sul franco. Perché è cambiato? Perché ovviamente non è che hanno i grossi investitori hanno la sfera di cristallo, quindi per questo è bene farvi vedere anche quando non funziona. Quindi qui ovviamente era fine febbraio, quindi da fine febbraio io sbaglio completamente la mia analisi, quindi magari sono entrato short su Eurofranco, qui. Beh, era fine febbraio, quindi se entro qui, tu di solito dove consigli gli stop loss, Renato, su queste zone qui? Al rialzo, ingresso al rialzo con quella candela verde sotto, allora uno stop di protezione, stiamo parlando di rialzo RCHF, giusto? Sì. Sì, allora lo stop sotto, uno stop di protezione sotto il minimo relativo, ma il vero stop è quando viene violato il supporto praticamente, quindi diciamo. Ok. Che poi sul grafico weekly. Sì, È rivediamo qui quello che è la tendenza. Sì. quella lì, però da qui io non riesco a capire se appunto era una situazione short, quindi per questo magari col daily entro qui. Quindi lo stop è in questa zona qui. No, se entri, no, io lì a ribasso non entro. Io se vedo verde Ekinashi, se si forma una rossa vicino alla formazione recente di un supporto, non entro short. Aspetto come segnale ribassista la violazione supporto eventuale, e quindi entro Allora, effettivo. io apro il PC e vedo il report qui, no? Qui ho il Io secondo la segnale. mia impostazione Ekinashi no, non entro, aspetto la Ok. violazione del supporto eventualmente. Che sarebbe questo? Sì, no, il Questo supporto lì qui. bisogna vedere la chiusura più bassa, qual è stata tra quelle candele e quindi eventualmente il supporto da lì, quindi entro short solo se mi va a bucare, in quel caso lì aspetto la violazione del supporto per entrare short, ma Beh, non allora in entro questo short. caso appunto il Kotashi, diciamo così, ha funzionato bene proprio perché mi ha evitato Ha evitato, sì, di entrare di short. farmi male short, quindi anche se il COT mi ha dato un'informazione non propriamente corretta, poi con l'analisi delle Kinashi mi sono comunque, diciamo, tra virgolette, salvato proprio perché devo aspettare la rottura del supporto. Quindi poi sul franco, se arrivi in una situazione più chiara da circa dal 23 marzo, su euro abbiamo comunque sempre una situazione, abbiamo una situazione sicuramente di ipercomprato. Aspetta che lei. Eccolo là, euro. Quindi qui comprare è sicura euro franco in questo caso qui può andare bene perché comunque il franco è in una situazione favorevole con i grossi speculatori e qui bisogna decidere se comprare euro o magari sterlina franco, vediamo un po' la sterlina come era a Sì. marzo. Dov'è la sterlina? A British, eccolo lì. marzo era più, non era in ipercomprato, quindi magari. GBP CHF, ce l'hai lì, guarda vicino, sotto Euro CHF, 2, eccolo lì, 6. Ok. Praticamente quasi simile a quello che abbiamo visto Euro CHF sotto per quanto riguarda la partenza da Quindi quelli qui da verdi. marzo è da qui, cioè rottura del supporto, posso entrare qui. E quindi in questa situazione
Sicuramente diciamo, la sterlina è messa meglio dell'euro, proprio perché l'euro si trova in una situazione di ipercomprato. Posso decidere di comprare magari anche entrambi, perché comunque ci sono correlati. Però seguendo sempre queste impostazioni, perché quello che non so se sono riuscito a trasmettere non è ovviamente la strategia perfetta, ma delle regole precise, un ragionamento preciso. Da seguire in modo tale che seguo sempre queste regole e non mi faccio trovare impreparato nei momenti topici, quando appunto ci sono questi continui incroci tra gli speculatori e i commercial. Che altro? Cioè, Giuseppe che Vediamo. scrive, potrebbe essere usato il COT come ulteriore conferma, ma alla fine sì, sul COT si vede quello che diciamo, abbiamo visto, dei candele chinashi tendono ad anticipare, poi sul COT si vede la conferma, sì. Esatto, allora sul COT, allora, se uno, quello che penso io, è bravo ovviamente a fare l'analisi con le Kinashi, ovviamente segue l'analisi dei Kinashi e basta, alla fine comunque si lavora, che ne so, lavora sulle false rotture con gli Kinashi, aspetta la conferma e entra qui. Però io magari voglio anche assecondare l'indicazione che mi dà le Kinashi, però voglio sapere i grossi speculatori se sono dalla mia parte oppure no. E quello è il valore aggiunto. Certo. Perché in questo caso, ovviamente, da qui io non so, ad esempio, non. Perché ovviamente adesso stiamo parlando con grafici fatti, quindi sembra tutto molto più sempre lineare. Però ci No, sono infatti tante. ecco Magari, perché volevo vedere le situazioni che si sono appena verificate, la sterlina dollaro, c'è la candela rossa che è stata confermata, quindi si è formata ieri e quindi lì abbiamo il anche quelle, corpo adesso reale. finiamo con. Allora, Sì. abbiamo rialzista euro. Quindi su euro-dollaro abbiamo queste tre candele, ma la situazione è proprio laterale perché avete visto che si trova, Il letargo, si l'euro-dollaro trova in grosso ipercomprato. è Guardate, intoccabile l'euro. cioè guardate dove sono i grossi speculatori. È intoccabile in questo momento. È davvero difficile comunque riuscire a adesso o comunque si ha una diminuzione dei grossi speculatori, quindi man mano le due posizioni tra speculatori e commercial convergono e quindi vanno a creare un nuovo incrocio, perché altrimenti comunque l'euro sicuramente è una valuta che attualmente non ha grosse potenzialità, soprattutto sull'euro-dollaro. Vediamo il CAD, Vediamo il CAD. perché c'è stata una candela verde recente su USD CAD e qui lo dà tendenza flat. Sì, però in questo caso effetto proprio perché è un discorso che facciamo durante la diretta del lunedì, praticamente per le situazioni piramidali, nel senso che se diminuiscono le posizioni i grossi speculatori rispetto alla settimana precedente ci si mette flat, però allora sul Canada sono ribassisti, E quindi. sul grafico ai Kinashi c'è stata una candela verde che significa debolezza CAD. Esatto, quindi andiamo a vedere il CAD. Sul CAD Incrocio, è una situazione proprio di incrocio. incrocio, incrocio, Quindi incrocio. E abbiamo. queste sono le più attendibili, perché sono in tempo reale, le vediamo in tempo reale, non col senno del poi. Quindi qui c'è l'incrocio e c'è la candela verde su USD CAD dove appunto è inversione di tendenza per quanto riguarda debolezza. Se vai al grafico USD CAD, eccola lì, la verde si è appena creata. È stata confermata ieri da oggi al rialzo. USD CAD, che significa debolezza CAD. Ok, quindi che dovrei poi appunto comprare l'USD, cioè quindi in Sì, questo caso portato USD da lì, CAD, portato. ma il dollaro lo stanno comprando o vendendo? Perché ovviamente bisogna vedere anche questo. E qui Lo stanno vendendo, quindi non va bene. Dobbiamo spostarci su un'altra valuta. sebbene Perché sia 66 lì è però questi sono i negativo. dealers. Questi sono i dealers, quindi noi dobbiamo vedere sempre gli speculatori che Speculatori. stanno vendendo USD.
Quindi col COT, USD CAD non è proprio Col il CAD miglior sì, dato. col dollaro index no, diciamo. Col dollaro index no, quindi CAD dobbiamo andare. è allineato. Quindi, che ne Quindi so, vediamo. troviamo qualcun altro, incastriamo il CAD con, no, l'euro sicuramente no, col GBP, con Neo l'inglese Zelanda CAD. CAD, neozelandese CAD. Vediamo un po', Neo Vediamo Zelanda. se è in Zealand. New Zealand CAD. Oddio, non vedo nulla. Dov'è? NZD CAD. L'hai caricato? Mi sembra. Aiutatemi a trovarlo. NZD, no. Ci sono tutti i simboli? Sì, NZD CAD. E dove me l'ho messo? Scorri, 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 sarà qui sotto, Eccolo eccolo là. qui. E qui ancora non c'è il segnale. Qui Resta ancora non c'è il 0,1, segnale, quindi resta 0,1. dobbiamo. E quindi nulla. Vediamo un Nada. altro. AutoCAD australiano. Vediamo l'australiano se lo stanno comprando. No, non lo Inversione, stanno sì. comprando, quindi nulla. Il yen, Giappone. Siamo in una forte fase cioè siamo arrivati in una fase di ipercomprato, quindi CAD, yen, quindi lo stanno comprando. Potrei andare giusto, sono un po' stanco Renato, quindi diamo un po' short CAD yen, Vediamo giusto? CAD yen, qual è l'impostazione grafica, sì. Eccolo, CAD yen. fermo, fermo, eccolo lì, bravo. E short. Short canadese, long yen. Esatto, che lo International yen però è Conference. in ipercomprato, vediamo se c'è una ancora migliore dello GBP magari sulla sterlina. E la sterlina è invertita adesso. $79, siamo Ma con la sterlina CAD. dell'oro che scende così, ora 1,4090 e 90, tutto contro GBP sarà al ribasso. Tutto Sarà sarà al tutto a ribasso. ribasso. No, volevo vedere solo se. Ma è inutile quindi vederla, GBP CAD è È in ribasso, già al quindi ribasso. sì, bisogna aspettare. Euro CAD anche, quindi l'euro No, abbiamo una l'euro CAD situazione. non va bene. CAD yen l'abbiamo visti tutti, mi sa. Quindi solo CAD yen attualmente si potrebbe, secondo appunto l'analisi delle Se Kinashi, è. restano, sì, rialzisti di yen e debole CAD, sì, indubbiamente sì. Perfetto, allora vediamo se c'è qualche Ma domanda. vedrai che GBPUSD, la rossa Kinashi GBPUSD sarà anticipatrice di un COT report che darà negativo il saldo delle posizioni degli investitori sulla sterlina, cambierà. Infatti tu adesso vai a chiudere la posizione praticamente col trailing stop e vedrai che da settimana prossima cambierà il trend su, o si assottiglierà il trend, diventerà flat, non subito ribassista, quello che sta anticipando, come spesso e volentieri abbiamo visto, le candele Kinashi hanno anticipato poi quello che ovviamente come sono posizionati gli investitori praticamente. Questa diciamo è la Perfetto. situazione che si potrebbe dare. L'euro franco non è da vendere, secondo le impostazioni del No, COT, non è, vedo una domanda, anche in comunque Kinashi. questa situazione sull'euro in una situazione piramidale si possono costruire comunque diverse posizioni, quindi non è da vendere solo perché è arrivato 1,20, quindi si vende ad occhi chiusi. Si può anche ovviamente farlo, nessuno lo vieta, però seguendo quelle regole che sono state descritte questa sera, No, no. no, no, rialzista, rialzista, in questo momento rialzista, decisamente rialzista, in questo momento, con la felicità della Banca Centrale SNB. Perfetto Renato, io direi che non so se questo tipo di analisi vi è piaciuta, poi magari ovviamente la possiamo anche implementare nelle successive dirette. Lo scopo era quello ovviamente di trasmettervi la logica che c'è dietro in modo tale che poi possiate analizzarla e studiarla e magari anche implementarla voi stessi. Quindi poi se ovviamente
tutti i consigli per migliorare questo tipo di strategia sono Certo, sempre. integrare da quella che è già la vostra strategia, insomma, ulteriori Esatto. conferme, insomma, un supporto in più a quelle che sono le vostre tecniche che state già adottando, insomma. Perfetto, Va Renato, io bene. direi che possiamo chiudere qui. Grazie a tutti per aver seguito questo webinar e vi auguro una buona Grazie anche serata. da parte mia, buona serata, arrivederci.